importantissima per il ciclismo, vuoi per le gare che organizzano tutto l'anno, vuoi perché comunque di professionisti ne sono passati tantissimi. E diciamo che Busto, Varese e dintorni ha un nome importante anche a livello internazionale, perché comunque tantissime persone, tantissimi personaggi che sono poi passati nel ciclismo più, che conta di più, diciamo, hanno fatto la strada e hanno anche dato battaglia nei confronti di quelli stranieri, dei corridori stranieri. Quindi io tanto di cappello sia a Varese come anche alla provincia e quindi anche a Busto Arsizio. Fare ciclismo è faticoso, perché man mano poi anche che si cresce è sempre più difficile riuscire a fare in modo che i ragazzi possano stare sul pezzo, diciamo. La cosa importante è avere un entourage entusiasta, avere un gruppo entusiasta e dare la possibilità a questi ragazzi di esprimersi al meglio. Solo così possono raggiungere dei risultati, ma anche non le vittorie, ma comunque raggiungere quegli obiettivi che man mano si creano i ragazzi, e solo in questo modo, non dico tutti perché qualcuno poi lascia per l'amor di Dio, però la stragrande maggioranza capisce che lo sforzo per raggiungere un obiettivo, soprattutto nel ciclismo dove non puoi uscire a sabato sera, non puoi fare granché come potresti fare magari in altri sport, dove questa cosa la devi fare, impari a farla e nella vita ti serve anche fuori dal ciclismo. Noi perseguiamo questa cosa qua, poi ovviamente ci devono essere anche risultati, però fondamentalmente la qualità della persona è sopra ogni cosa. Grazie.